Bentornati nel Fisbio Show, prosegue il progetto PK. In questa occasione parliamo del numero 0/2 di PKNA, il vento del tempo. Il 20 giugno del 1996 sbarca in edicola il tanto atteso secondo albo di questo fumetto spillato in formato gigante, PKNA, Papernic New Adventure, successivo al numero 0 che ebbe un successo straordinario, strepitoso, andando completamente sold out, più di 100.000 copie andate in fumo in pochissimi giorni, a tal punto che la redazione è stata sommersa di tantissime lettere, fax, le prime email da parte di lettori entusiasti, estasiati, che non vedevano l'ora di leggere una nuova avventura del nuovo Papernic. Numero che uscì a distanza di 2 mesi dal precedente, il numero 0 Evroniani, che fece il suo esordio in edicola il 14 marzo del 1996. Ora ci troviamo al 20 giugno, anticipata l'uscita da una pubblicità allegata al topolino di quel mese, più precisamente il numero 2117 del 18 giugno del 1996, in cui era legato questo posterino, questa sorta di pubblicità pieghevole, PK News, edizione straordinaria. È arrivato, vediamo qua in primo piano il razziatore protagonista proprio di questo numero, un nuovo villain, un nuovo personaggio che fa il suo esordio in PKNA. E in fondo viene anticipato proprio la data di uscita, il 20 giugno del 96, con le varie caratteristiche tecniche, il formato gigante, 60 pagine di storia, alleati, nemici straordinari, aggiornamenti e tanto altro ancora. Il retro invece nasconde la copertina di quel numero tanto atteso. Vediamo proprio il razziatore in primo piano insieme a Papernic, copertina realizzata da Claudio Sciarrone con i colori di Max Monteduro. Ma passiamo alla storia vera e propria. Soggetto e sceneggiatura sempre di Ezio Sisto e Alessandro Sisti, la sceneggiatura completamente di Alessandro Sisti, disegni di Claudio Sciarrone, un esordiente Claudio Sciarrone, 24enne, fresco di Accademia Disney, che fece il suo ingresso e il suo esordio proprio sul numero 0/2 di PKNA. Claudio! Scopro ora, ma non ci avevo fatto caso, però a ben 49 anni siamo vicino alla cinquantina. Sei un bel vecchiaccio, Claudio? Non si direbbe, però sono rimasto così, un po' sorpreso. Minchia come passa il tempo. E qui possiamo apprezzare il primo Claudio Sciarrone che si cimenta in questa gabbia aperta, tavole che mostrano la sua dedizione e grande capacità nell'ambientarsi in questo mondo futuristico ancora inesplorato per lui. Difatti il suo tratto è ancora molto acerbo, non è quello che poi vedremo successivamente nei numeri a seguire, ma già qualcosa di buono e valido lo si vede all'interno di queste pagine. Non è assolutamente paragonabile al Claudio Sciarrone del giorno d'oggi. Il digitale, l'esperienza, la maturazione artistica, 25 anni sono un botto di tempo, e quindi è normale non riconoscere per i lettori novelli, giovincelli, le matricole che si apprestano, si accingono a leggere solo ora o negli ultimi anni queste ristampe di storie con PK Giant, PK il mito, tutte le varie volte che è stata ristampata questa storia. Quindi non spaventatevi, Claudio Sciarrone 24 anni fa disegnava in questo modo, ma come potrete osservare, notare nell'avanzare della storia, ci ha regalato qualche tavola suggestiva. E a detta di Claudio Sciarrone il lavoro non è stato semplicissimo, anche perché ad un certo punto ha ricevuto una richiesta esplicita, diretta, quella di modificare dei volti, dei becchi dei personaggi, perché poco disneyani preferivano avere il tratto classico un po' più rassicurante. E potrete notare, osservare queste correzioni quasi impercettibili solamente sul picappone, quel famoso albo cartonato in bianco e nero in formato extra large. Quindi a detta di Claudio lì potrete osservare i vari tacconi, le varie correzioni dell'ultimo minuto, per poter poi pubblicare con le richieste ricevute dai suoi superiori. E questo è poi un altro discorso che andremo ad affrontare proprio nel numero 0/3. Restate sintonizzati. Il titolo vero e proprio ufficiale è Quando soffia il vento del tempo. Difatti nella seconda pagina, la tavola che presenta l'inizio della storia,
ha questo titolo. Evidentemente era troppo lungo per essere scritto nella costina laterale della cover sempre doppia, meravigliosa, di Claudio Charrone e Max Monteduro. Già si sente nell'aria, si respira un'atmosfera apocalittica. L'attesa del lettore dopo un paio di pagine era veramente spasmodica e quindi è giunto il momento di immergersi in questa lettura. Storia dedicata principalmente all'esordio del razziatore, perché è lui il protagonista, il nuovo personaggio che viene introdotto così di prepotenza all'interno di questa saga di PKNA e farà la conoscenza proprio di Paperinik in persona, ma questo andremo ad approfondirlo tra un po'. Ci sono altre cose che accadono in questo episodio, in questo volume. In primis, Paperone dei Paperoni, zio Paperone, lo zio di Paperino, proprietario della torre Duckler Tower, ha deciso di iniziare ad affittare dei piani per poter incassare qualche bel dollarone. E i primi nuovi inquilini della Duckler Tower saranno proprio i giornalisti, la redazione al completo di 00 Channel, il telegiornale più seguito di Paperopoli, dove troviamo ovviamente Angus Fangus, di cui abbiamo fatto conoscenza nel numero 0, Lilla Lei, che abbiamo anche avuto modo di apprezzare ed iniziare a conoscere, seppur ancora molto molto lontana da quello che diventerà più avanti, e sempre il Fido Camera 9, che accompagnerà anche in questa storia Angus Fangus alle calcagna di Paperinik, cercando di incastrarlo più volte, e ad un certo punto ci riuscirà anche. Ma è a pagina 5 dove facciamo la conoscenza, dove viene raffigurato per la prima volta il razziatore, questo personaggio che sembra svolazzare, volare per i cieli di Paperopoli senza nessun rettore, senza ali, e anche uno rimane abbastanza basito, non riesce a capire come faccia, e ovviamente nemmeno Paperino. Ed è poi a pagina 8 dove i nostri due faranno la conoscenza, la prima conoscenza, il primo incontro, il primo appuntamento che non si scorda mai, come si suol dire, Paperinik versus il razziatore. Ma chi è questo razziatore? Nient'altro è che un cronopirata, colui che viaggia nelle pieghe temporali grazie a qualcosa di cui faremo la conoscenza proprio in questo numero. Si inizia ad andare molto nel dettaglio, molto nello specifico, si incomincia a giocare con il tempo, con le pieghe spazio-temporali, con i viaggi temporali, tutte queste cose qua, ma che man mano, andando avanti con la lettura, inizieremo a fare la loro conoscenza. La cosa curiosa è che questo razziatore non è al 100% umano-animale, ma è un mix tra un cyborg e un uccello, un volatile, un rapace dalle sembianze piratesche, perché ha quest'occhio finto che poi vedremo a cosa servirà, una sorta di occhio bionico. E la cosa che cade subito all'occhio sono i balloon, quando parla il razziatore, ad essere diversi da quello di tutti gli altri personaggi della storia. Il balloon frastagliato che contraddistingue una voce metallica, rauca. E capiamo subito che questo è un personaggio cattivo, non ha nulla di buono, non siamo al sicuro quando lui è nei paraggi. E così anche proprio Paperopoli. E su questo ha voluto dire la sua Alessandro Sisti nella live realizzata con il sottoscritto, sia nel primo incontro di un anno fa, un tête-à-tête tra me proprio Alessandro Sisti, e anche durante il pick-up party per i 25 anni, ha voluto ribadire che il razziatore per lui è un cattivo al 100%, è nato, è stato ideato proprio per essere il villain per eccellenza nell'universo di PKNA. Poi successivamente ha subito delle evoluzioni, sia a livello grafico, ma anche a livello caratteriale, ma questa è un'altra storia. E parlando sempre di Balloon, avrete notato che ogni volta che viene nominata dal razziatore la parola tempo è scritta in grassetto, perché il tempo fa parte proprio del razziatore. Il razziatore vive del tempo, non ha tempo da perdere, che poi la frase che utilizza spesso e volentieri, perché senza il tempo il razziatore non avrebbe senso di esistere. Ma per scoprire tutto questo del razziatore non è servita l'intelligenza artificiale di uno, ma nemmeno la caparbietà, la determinazione di Paperinik, ma bensì Lilla Lei, che in questa storia si rivela
sia a noi lettori ma anche a Paperino e Paperinic. Scopriremo che Lila nient'altro è che un droide di classe 5Y e proviene dal 23° secolo, così come il razziatore. Inoltre scopriamo che è una tempo poliziotta. Chi sono i tempo poliziotti? Sono dei droidi che assumono le sembianze di personaggi che si devono adattare all'epoca in cui dovranno recarsi per tenere sotto controllo questi cronopirati che girano nelle pieghe spazio-temporali per creare scompiglio, predare determinati anni del passato. E proprio grazie alla sua intelligenza infinita, Lila riesce a capire immediatamente che Paperino e Paperinic sono la stessa persona e deciderà di allearsi a Paperinic e a Paperino, perché capisce che questa è l'unica possibilità per poter salvare Paperopoli. E l'altra cosa che andremo a scoprire in questo numero è l'esistenza di una certa organizzazione che commissiona questi furti, questi viaggi nelle pieghe spazio-temporali del razziatore. Ma per scoprire poi chi è in realtà, da chi è costituita questa organizzazione, chi sono i componenti, avremo modo nei numeri successivi di approfondire e scoprire tante altre cose. Il numero è un continuo scontro incontro tra Paperinic e il razziatore. Se ci avete fatto caso, sto continuando a chiamarlo Paperinic e non PK, proprio perché nelle prime storie non si farà chiamare PK il nostro diabolico vendicatore, ma manterrà questo nome che serve a far capire ai lettori che il personaggio che stiamo vedendo è lo stesso che abbiamo letto nei mensili dedicati proprio a Paperinic, ma anch'esso avrà modo più avanti di evolversi e cambiare anche nome. E a proposito di cambiamenti, il razziatore, così come lo vedete in questa storia, avrà modo più avanti di evolversi, cambiare, mutare. Qualcosa lo potrete vedere, per chi è in possesso della collana PK il mito, proprio sul numero 1, una tavola test di Claudio Sciarrone che vede l'incontro tra Paperinic e il razziatore con una colorazione un po' diversa e le sembianze estetiche del razziatore stesso leggermente differenti dal risultato finale, che poi abbiamo avuto modo proprio di leggere sul numero 0/2. La pelle un po' più scura, il vestito a canotta, ma manterrà sempre il suo bracciale con la testa di serpente. Ma perché il razziatore è venuto proprio a Paperopoli? Per costruire una cronovela. E qui andiamo molto nel tecnico, nello specifico, nel dettaglio, e la storia assume un connotato, un tono molto adulto, maturo, talmente nerdone che ha fatto appassionare tantissimi lettori a questa trama. E l'ho trovata abbastanza ostica per un bambino, proprio perché Sisti ha deciso di alzare il livello della qualità della storia stessa. Si parla di energia tachionica, serve proprio per poter sfruttare le potenzialità della cronovela. Difatti è una macchina spazio-tempo dimensionale, serve proprio l'energia tachionica per funzionare, e questo consentirà proprio al razziatore di viaggiare, navigare all'interno delle varie falde spazio-temporali, nelle varie epoche, tra i vari passato e futuro. Si recherà proprio a Paperopoli per recuperare l'involucro e poi montare, costruire questa cronovela e poi sfruttare un ciclone temporale che si verificherà solamente ad una certa condizione, in un certo luogo, in un punto preciso, ad un orario prestabilito. Quindi non è che uno va dietro l'angolo e legge il ciclone temporale, e no. E tutte queste nozioni le abbiamo avute grazie a Lila, che ha deciso di confidarsi con Paperino. Ma per capire proprio nel dettaglio come funziona questo marchingegno futuristico, il PKTeam in fondo all'albo ci ha regalato una pagina dedicata solamente al funzionamento, alla costituzione, a tutti i segreti che nasconde la cronovela. Altro materiale per nerdoni psicopatici come noi pickers, che si nutrono di tutto ciò che è extra oltre la storia. E parlando proprio di Claudio Sciarrone e i disegni, abbiamo avuto modo di godere dei vari incontri scontri tra Paperinic e il razziatore,
tante tavole con le vignette dove il nostro Claudio si è divertito, si è sbizzarrito, ma ha anche faticato molto nel saper disegnare questi due personaggi, soprattutto Rasatore, essendo un nuovo personaggio, in diverse situazioni di lotta. Cosa non semplicissima, anche perché le classiche storie che leggevamo tutti sul mensile di Paperinic erano Paperinic che inseguiva Bassotti o li catturava con la sua pistola, con la sua rete, ingabbiava anche altri bandituccioli, inquinator, eccetera, eccetera, eccetera. Invece qui ci fa sul serio, ci si dà mazzate come se non ci fosse un domani. E poi abbiamo sempre Angus Fangus tra i piedi che cercherà in tutti i modi di ingabbiare, ingarbugliare, mettere nel sacco Paperinic, riuscendoci fino ad un certo punto, ma alla fine il nostro diabolico vendicatore si vendicherà proprio con gli interessi. Sempre grazie all'aiuto del suo fido alleato 1, che ormai è diventato un punto fisso all'interno di PKNA. Ma non mi sono dimenticato della bella Lila, che Sciarrone ha iniziato a disegnare in modo diverso rispetto all'aspetto fisico, grafico che abbiamo visto nel numero 0. Questo perché sta iniziando l'evoluzione del personaggio, così poi come tanti altri personaggi che vedremo da qui in avanti proprio in PKNA. Un po' più femminile, con qualche forma in più, ed anche poi Sisto e Sisti hanno deciso di puntare molto su questo personaggio che ha incuriosito, ha conquistato molti lettori. E poi, quando c'è la quota rosa all'interno di una storia, ne guadagna molto di più il tutto. Anche perché poi è un bel peperino. Vedremo più avanti, già qui qualcosa si è intuito ma non si è visto. Questo numero è servito per gettare le basi per le storie che andremo a leggere tra pochissimo, proprio perché si parla di XXIII secolo, di sbalzi temporali, di futuro che rischia di essere modificato, e questa cronovela ce la porteremo dietro per parecchio, parecchio, parecchio tempo. Insomma, un numero storico, leggendario che è rimasto nei nostri cuori sino ad oggi, e ci sarà pure un motivo. E poi il Razzatore è un personaggio che funziona, che funzionerà tantissimo. Avrà diverse sfaccettature all'interno di questa lunga saga di PKNA, ma il suo DNA è sicuramente quello di un villain di prima classe. E in chiusura di albo inizia ad esserci qualcosa che ci terrà compagnia per tantissimo tempo, e parlo proprio della PK Mail. In questa occasione è solo una piccola paginetta di antipasto, di anteprima. Poi vedrete più avanti come si andrà proprio a degenerare la situazione, con tantissimi lettori che si sono divertiti e cimentati in questo dialogo con la redazione del PK Team, e anche qui il PK Team si sono divertiti un macello, credetemi. Ma a conclusione degna di una grande storia, troviamo i primi PK Files, che sono nient'altro che delle schede tecniche dei personaggi nuovi visti che hanno fatto il loro esordio all'interno di PKNA. Le prime due schede sono dedicate proprio al Razzatore e a Lila Lei. Avrete modo di godervele a schermo pieno qui mentre sto ciarlando all'infinito di questo numero, ma sono parte integrante, sono il cuore pulsante di questo progetto, di questa saga, e servono ai lettori per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche dei personaggi che avranno un ruolo in primo piano all'interno di questa lunga saga. Ed infine troveremo una piccola anteprima, un piccolo teaser di quello che ci aspetterà, ci attenderà nel numero 0/3. Prossimamente si balla, questo è quanto annuncia il teaser. In sfondo una fisionomia femminile incazzusa con una cresta e qualcosa che brilla all'interno del palmo della mano. E sapete benissimo di chi sto parlando, ma proprio di lei, di Occhi Belli. Difatti il numero 0/3 si intitolerà Xadum. Ed è proprio lì che vi aspetto e vi attendo per il terzo video del progetto PK. Che dire ragazzi, se il video vi è piaciuto, un bel like, commentate qua sotto, fatemi sapere le vostre impressioni di questo numero, quando l'avete letto, se l'avete riletto recentemente, se state seguendo in tempo reale questo gruppo di lettura virtuale del Fisbio Show.
Io sono lì, vi attendo, ho voglia di parlare e confrontarmi con tutti voi pickers. E se non avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale e continuare a dar fiducia a questo progetto Pick Up e al The Fisbio Show, che abbiamo bisogno di diventare un gruppo numeroso e andare avanti lettura dopo lettura, albo dopo albo, conoscere tutti i nuovi personaggi, le retrospettive, retroscena che nascondono questi bellissimi numeri. Quindi appuntamento al numero 0/3 Xadun. Ciao!